Ciao Matteo, Ciao. benvenuto intanto a casa. Io dico sempre Grazie. così perché dai, visto si può essere, no? Sì, A piacere di casa. conoscerti, tra l'altro. Grazie, grazie, grazie mille. Allora Matteo, siamo qui per raccontare la tua storia. Intanto mi hai portato dei gran libri di gran mentori, però approfondiamo. Sono curiosa, Assolutamente, dove sì. nasci, cosa studi, un po' di adolescenza, dai, raccontami un po'. Bene, sono nato, vissuto e cresciuto a Torino, la Ok, città che io amo di più al va mondo. bene. Ma anche la città in cui mi piace tornare. La cosa che mi piace di più di Torino è tornare a Torino, quindi devo andarmene Le da radici, Torino. e però Sì, quindi ho ritorni. viaggiato molto Sì. nel mondo, a volte sacrificando il lavoro, ma per un purpose, per uno scopo, Certo. per la fame, il desiderio. Ti dicevo prima che sono stato per un po' anche nomade digitale, Ok. digital nomads. E quindi capivo bene l'ambiente, lo spirito che avete un po' Sì. Ok, in casa. azienda, a casa, Sì. per vivere, lavorare, dove la sfera del lavoro è, come dire, tutto mescolato. Bravo. Si chiamano forse Teal Organization, Allora, queste l'evoluzione, bravo, no, viviamo più della tempo società. nell'ambiente lavorativo che a Certo, casa, quindi certo. è d'obbligo, ok? Creare una situazione così. Poi, ovvio, la E libertà i soldi passa non un punto possono pagare tutto, no? gestita, anche No, bravo, certo. Anzi, sempre certo. più i giovani o sono in crisi o chi riesce a non essere in crisi fa Vero. un lavoro perché gli piace, per una causa in Bravissimo. cui crede. E Bravo. poi ci sono anche i soldi, che è uno degli strumenti Porta, che ci cioè, servono per. dobbiamo essere bigotti, Sì, eh? però non è detto che sia la cosa più importante, Certo. soprattutto in questi Beh, allora, se tempi. pensi di fare un qualsiasi cosa, un qualsiasi progetto solo ed esclusivamente poi per il denaro, diciamo che può avere un po' le gambette corte, come si Una suol volta dire. funzionava Eh bene, cioè la generazione di mio padre, magari come generazione, nel senso, certo. anzi, più spendi, più ti facevi il figo comunque. Sì. Quando si misurava il successo, mi dicevano, in base al numero di case che hai, quindi casa tua, poi casa al mare, poi la seconda, la terza, la quarta, la quinta casa. Adesso magari si va nella direzione dello sharing, un altro Bravo, cose approccio, diverse. una cosa un po' sì. Quindi, Una cosa hai filosofia diversa. studiato tu? Quindi sono nato a Torino e sono stato fortunatissimo, a mio avviso, perché Sì? sono nato in una famiglia felice. Ero il primo della famiglia, quindi tutti i nonni, gli zii, mi sono messi attorno, pieni d'amore comunque, ed era una Bene. novità per tutti. Finché non sono arrivati fratelli, cugine, e quindi addio! Mannaggia, non Non sono sono più più il centro privilegiato. dell'universo, dove sto Ok, andando? Però è andata bene. Sono stato fortunato e felice ho due fratelli più piccoli e tre cugine, quindi siamo tre maschi e tre femmine, famiglia allargata, bellissime, giustamente. bionde, occhi azzurri, loro tra l'altro. Importante. E beh, anche tu sei biondo occhi azzurri, dai. No, ma loro sono proprio. Va Cioè, ce n'è bene. una che ti assomiglia proprio a come si chiama? La moglie di Brad Pitt, che adesso sono separati, Brangelina. Ok. Immaginati Angelina Jolie bionda Wow. e tu dici Bel complimento, solo mi che sembra anziché una avere 2 metri cugina. è un po' Va più bene, bassa. proprio compatta, dai. Va bene così. Sposata Monica, salutiamo, un Esatto, ci figlio sta, ci adesso. sta, ci E sta. quindi ho avuto questa immersione in famiglia molto bella, una famiglia complicata, contorta, dove però ha vinto l'amore, Bene. perché una famiglia le cui radici storico-culturali avevano esponenti, diciamo così, rappresentanti, di qualunque genere, tipo voi di destra, voi di sinistra, voi di imprenditori, voi di diciamo classe operaia. E quindi dici, ma com'è possibile? Cioè, come si incastrano queste cose? Eppure l'amore ha svalicato le differenze, le difficoltà per Bene, stare ha più vinto su energici, tutto, mi piace assolutamente. questa frase così semplice, E poi sono stato banale, ma. inserito in un'altra famiglia, diciamo, perché ho fatto elementari, medie e superiori, da preti e suore. Allora, Matteo, mi stavi raccontando, ok? Mi hai raccontato i valori, giustamente, della tua famiglia. Mi racconti poi gli studi, cosa hai fatto? Certo, assolutamente. Vabbè, elementari, medie dalle suore, dicevamo. Che è stato un periodo bellissimo perché le suore comunque si prendevano veramente cura, no? Cioè c'è quel lato umano Certo. e ancora adesso quando mi alzo da tavola, spengo la luce, metto a posto la sedia, ho finito il piatto, cioè sono quelle piccole cose che Ti comunque ti hanno rimangono. insegnato delle cose veramente importantissime, piccoli gesti ma che hanno un valore No, è vero, pazzesco.
Ma non è da tutti, eh? Lasciatelo dire. Ma me ne sono reso conto poi dopo, cioè, esatto, cambiando, crescendo, oppure quando vivevo da nomade digitale, vedi di tutto, gente, ma anche i disordini alimentari. No, invece, cioè, i pasti nei momenti giusti, la convivialità, la socialità nel pasto, le gerarchie che si abbattono quando sei a tavola. Bravissimo. Torno a tavola, siamo tutti uguali. Bello. A proposito della tavola, uno dei libri che ti ho portato, sì, parla proprio del cibo, di Carlo, sì, Petrini, Slow Food, il gusto di, sì, cambiare, quindi poi magari dopo farò, non so, una parentesi sul tema del cibo, il food e il perché. Anche perché sono qui, anche perché credo uno dei motivi per cui mi avete invitato è il fatto che sono un imprenditore, ma un produttore di vino anche, e non solo di vino. Wow. Ma sempre legato alla famiglia, ma torniamo indietro alla tua domanda, cioè cosa ho studiato? Perché elementari medie io le passerei. Va bene, vai, andiamo. E andrei alle superiori, dove ho iniziato a tipicizzare un po' il mio percorso. Scegliere la tua strada, esatto, dai. La scelta è stata molto guidata. Anzitutto ho fatto un istituto tecnologico internazionale all'Edoardo Agnelli di Torino, facendo il perito meccanico, quindi sono un perito ufficialmente diplomato come perito, sì, meccanico, perché in Silicon Valley c'è il digitale, il computer, vai a studiare informatica, cavolo, a Torino, la mecca della meccanica di precisione, studi meccanica, a mio avviso. E infatti è stata un'esperienza bellissima, perché ho toccato con mano e ho visitato, ho vissuto, sono entrato nelle logiche dell'organizzazione e della produzione industriale, vedendo cose che solo a Torino avrei potuto vedere, incontrare solo le persone che avrei potuto incontrare. E visto il libro che hai portato, posso anche Marchione di chi stai dopo parlando. Anche se sì, nel senso che sicuramente l'epoca Marchione, ma anche questa giacca, perché questa Italian Independent, sì, l'Apo Elkan, sì, esatto, l'epoca in cui io ero a scuola alle superiori all'Agnelli, avevo fondato un movimento studentesco che, dai, si chiamava MLI, Movimento Liceale Italiano, con altri amici e compagni, con cui avevamo iniziato a gestire il torneo di calcio, l'annuario scolastico, le gite, non solo per la nostra scuola ma per altre 6-7 scuole a Torino, quindi era... C'era già questo lato un po', okay. Sì, lì è proprio dove un po' è sbocciato. Ma anche grazie ai salesiani. I salesiani sono la seconda azienda più grande d'Italia. Dopo la Fiat, si dice, esatto, sono i salesiani, in un certo senso, per collaboratori, dipendenti, fatturato, quello che sia. Però sì, ho vissuto il momento di sogno. Cioè, non ho portato il libro di Steve Jobs, anche se è un mio guru assoluto. Ho visto un mega poster, sì, fuori, sì, quindi faremo la stessa lingua oggi. Esatto, ho portato Sergio Marchionne perché due motivi. Uno, Sergio. Mio padre si chiama Sergio, mio nonno si chiama Sergio, e quindi sto Sergio ce l'ho nel cuore. Per forza. E mio padre è imprenditore, quindi mi ha fatto innamorare dell'approccio imprenditoriale. Mio, sì, nonno è nato dove c'era il vigneto di famiglia, quindi mi ha fatto innamorare un po' del vino. Quindi la famiglia, Sergio, torna è sempre una linea che mi torna. E quando andavo alle superiori, facendo il perito meccanico, studiando e leggendo Steve Jobs, all'epoca c'era il preside Don Alberto Zanini, che era... tra le altre cose preside anche dello Juventus College che avevano avviato, lui adorava Steve Jobs quasi come Gesù Cristo, ragazzi, infatti era un prete con Macintosh, sono mentori sì, forti, no, c'aveva... bene, così bisogna riconoscere, è stato un prete che aveva il primo Mac, ce l'aveva lui, comunque l'iPhone ce l'aveva lui, penso, perché capiva e coglieva questa tecnologia. E te pensa che tu ti ricordi poi tutte queste sfaccettature. Sì, assolutamente. Quindi tu ad oggi sei comunque rimasto in tutto quello che è il mondo dell'imprenditoria, ma da quello che ho capito, che ho percepito, che hai detto prima velocissimamente, sei nel settore vinicolo, quindi... Ah, vitivinicolo, okay. Sì. L'incursione passa per Oscar Farinetti, ammetto, perché... Però prima di arrivare lì, permettimi di chiudere un pelo, certo, il tema su Marchionne, certo, perché sennò non ci sarei giunto al vino, perché il vino vuol dire, okay, investire, e il vino è un'allegoria della vita e prevede un investimento di lungo periodo, e quindi devi anche allinearti alla frequenza e al capire la differenza tra ricchi e poveri, perché il povero, tra virgolette, proprio se assolutizziamo all'estremo, certo, qual è la differenza? Sono tre cose, a mio avviso.
la soddisfazione, il rapporto che ha con la soddisfazione, con la frequenza e con il tempo. Soddisfazione, cioè che cosa mi dà soddisfazione? Un povero all'estremo esagerato si droga, vuole istantanea soddisfazione ed è disposto a spostare il dolore dopo, mentre un ricco investe per 10 anni, 20 anni, 100 anni, quindi già hai una logica molto diversa. La frequenza è: tu fai tanti investimenti di lungo periodo che quando ti si attualizzano, oggi ricevi la cedola che ti si stacca di quell'investimento vecchissimo là. E il povero invece ha una tendenzialmente un'unica fonte di entrate, non ne ha tante. Stipendio, l'imparlo. Il tempo, perché è proprio la relazione che si ha con il tempo e quindi col dolore, perché puoi affrontarlo subito. Se no, se non lo affronti subito, lo sposti, c'ha gli interessi, anche il dolore. Li paghi tutti dopo, ancora peggio. È vero, sul capitale investito che non il dolore, gli interessi del dolore. Quindi, quelli tornano un po' per alle superiori, Marchionne, quello che ti accennavo, ero un rappresentante di istituto della scuola, il che mi ha fatto accedere a un anno di Fiat Training Academy dentro Mirafiori. E il professore allora di diritto era Renato Testore, che saluto e lo porto nel cuore. Ci sta. E lui era capo del personale Fiat di Mirafiori all'epoca della marcia dei 40.000, quindi un personaggio che ha saputo gestire un bel po' di problemi. E praticamente Testore mi manda all'Unione Industriale di Torino a seguire delle conferenze sull'attuale crisi mondiale 2008-2007, il fallimento, certo, di Lehman Brothers, sì, e cosa, sì. E mi si apre un mondo, perché capivo e collegavo il fatto che in quegli stessi anni il motivo per cui c'era questo scoppio finanziario di economia, ma Marchionne si stava di fatto, con la Fiat fallita pure quella, rimette in piedi e si compra Chrysler senza pagare. E si acquisisce Chrysler con Obama, che gli dà 9 miliardi di... Sappiamo, conosciamo benissimo la storia molto bene. Andavo a scuola, studiavo meccanica, Fiat Training Academy, colleghi tutto, e mi fanno partecipare a un concorso in pole position per la Ferrari, si chiamava. Sono arrivato secondo. Il premio era andare a visitare a Maranello la produzione Ferrari, tra l'altro, e mangiare al cavallino, offerto, bellissimo. E guarda caso il destino, l'area di progetto della mia tesi delle superiori era su il motore bicilindrico multi-air che montava la Fiat 500, che all'epoca era la novità assoluta, che era la motorizzazione che permise a Marchionne di ottenere da Obama i finanziamenti per comprarsi la Chrysler. Sì. Un pezzo del motore sezionato, che era segretato, era quello su cui dovevamo studiare, progettare. Colleghi tutti i punti e dici: cavolo, ma c'è tutta sta roba è tutta unita. Sembra quasi che ti si è connesso tutto un puzzle davanti. Questo è il tema del connecting the dots, certo, di Steve Jobs. Certo. Mancano due dots. Il mio miglior amico all'epoca, genitori separati, io ero molto amico con lui, fece amicizia col patrigno, che sapevo lavorasse in Fiat, non sapevo bene far cosa, dove, boh. Comunque, fatto sta che la mia area di progetto studiava quel componente che lui aveva fatto introdurre nel centro di ricerche Fiat, che poi era stato ingegnerizzato e prodotto dalla Texid Aluminum e dalla Fiat Powertrain Technologies, ma era stato lui, direttore commerciale dell'azienda, che era Isotta Fraschini all'epoca, una fonderia eccellenza meccanica, ad aver contribuito ad introdurre questa tecnologia. E quindi quando io da lui vado e dico: oh, allora che bello, ho fatto queste cose, e lui mi dice: sai quanto mi è costato? Boom. E mi mette lì il pezzo fisico vero intero, che io non sapevo quale fosse. E quindi collego veramente tutta una serie di informazioni. Vado all'università, il primo anno di università, il professor Walter Cantino, che adesso è morto l'anno scorso e a cui hanno intitolato il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, per ringraziarmi di aver risolto un problema dell'associazione studenti dell'epoca, mi coinvolge invitandomi a partecipare all'assemblea di una società quotata in borsa. Andiamo a vedere. Culo pazzesco, e Farinetti mi torna, perché ringraziamo di aver avuto il culo pazzesco di aver partecipato alla prima assemblea degli azionisti di Exor,
che è la società in cui IFIL e IFINT si sono fuse per incorporazione, dando vita all'attuale assetto della più grande holding continentale europea, che è poi la cassaforte della famiglia Agnelli. Li incontro tutti, capisco e collego quello che avevo studiato a Agnelli. Poi io alla fine ho studiato elementari, medie, superiori da scuole torinesi finanziate da Agnelli, comunque. Cioè, arrivi da Torino, cioè tutto quello, in quel modo tutto questo è la collegato, tua famiglia, certo. È la famiglia salesiana, esatto, la sentivo come una famiglia espansa della mia famiglia originaria, quindi mi ci trovo bene. E Franzo Grande, Steven, Gabetti, c'erano tutti. Montezemolo, Marchionne, John Elkann, Andrea Agnelli. Finita l'assemblea dico, bene, come posso, e lì mi faccio guidare da sta domanda, come posso partecipare all'assemblea anche l'anno prossimo? Come posso andare al buffet, perché c'era un buffet bellissimo, pantagruelico, anche l'anno prossimo, non più invitato come studente una volta perché me lo sono meritato, ma devi essere azionista. Come posso essere azionista? Devi investire. Come posso? Devi aprire un conto in banca per fare trading. Come posso andare? Devi andare in banca a chiedere questa cosa, bene. E poi devi comprare delle azioni. E quindi, se guidato da questo come posso, sono finito in banca, ho aperto il conto e ho detto voglio comprare un'azione. All'epoca costavano 5 euro e quindi ho detto bene, il buffet secondo me almeno 35 euro le vale, se compro un'azione ho già fatto capital gains per il buffet, oltretutto a vita perché ogni anno c'è il buffet perché c'è l'assemblea. Primo anno fu un po' limitato perché comprai un'azione. Beh, certo, effettivamente è entrato piano, no? E provai a comprarla tipo a 30 euro quando ne valeva 5, sì. E non mi andò in ordine, in esecuzione l'ordine, perché hai una tolleranza del più 10, meno 10, quindi non sono riuscito a... però mandando l'ordine eseguito aperto, comunque è andato in esecuzione e ho, come dire, si è mosso, magari mi sono illuso, volta, non ero io aver fatto muovere passettino alla volta, però è stato bellissimo quel primo incipit, e da quell'anno ho iniziato a leggermi i bilanci, i piani industriali, sei informato, a partecipare, okay, a tutte le assemblee, sì, e a quel punto a dire ok, vendiamo la macchina, compriamoci le azioni, certo, e seguiamo a fare degli possibile investimenti diversi, sì. Ti chiedo una cosa, Matteo. Da quel che capisco c'è veramente tanto da approfondire, però ti chiedo una cosa, stiamo entrando magari in un settore molto tecnico, tante informazioni di precisione che giustamente chi ci guarderà non conosce, quello che è il tuo mondo magari non comprende. Mm-hmm. Diamo a loro quelle che sono delle informazioni necessarie per capire ad oggi, no? Poi tu cosa sei diventato? Cioè questo è tutto il tuo sapere, certo, la tua vita, la tua voglia di conoscenza, perché è la voglia di arrivare, ok? Quindi ad oggi cosa fa Matteo? Spieghiamo. Oggi sono un ricercatore universitario. Ok. Questa è l'agendina dell'università. Ok, ecco perché ce l'avevi. Sì. The College, sì, of the Commons. Sì. L'International University College of Turin, sì. Sto facendo un Master of Science in inglese in diritto comparato internazionale, economia e finanza, sì. E questo è un po' il coronamento di un mio percorso di specializzazione, esatto. Diciamo che il percorso da perito meccanico è stato un po', diciamo, atipico, perché da lì ho fatto poi altra strada, una laurea in economia alla scuola di amministrazione aziendale a Torino, in management dell'informazione e della comunicazione aziendale. Sono stato a Detroit in Comaula Project and People Management, altre cose, va bene, in America per imparare a investire, perché sennò non è che impari così da solo. E poi ho fatto un master in Digital Transformation con la scuola master del Politecnico di Torino e Ernst & Young sulla trasformazione digitale di impresa. Non pago, mentre facevo un po' il nome del digitale, mi sono poi iscritto a un master in coaching di 3 anni, okay. E quindi ho fatto 3 anni all'estero o comunque in posti internazionali, sì. Vuoi per fare la maratona di New York, vuoi per la maratona di Berlino, vuoi per andare a Dubai alla certificazione di questo percorso, 4 campi di sopravvivenza, abbiamo fatto robe più umanistiche, oltre che percorso mentale anche a livello fisico, sì. Perché giustamente deve essere tutto allineato. Quanto pensi sia importante la perseveranza, se tu riguardi quello che è stato il tuo percorso sino ad oggi? Resilienza. Sì, allora è vero, è fondamentale la perseveranza, ma non
cioè non concepita come anni fa, sì, no? Su, devi tenere dura per forza. Cioè, devi avere chiara la tua mission, nel senso il tuo scopo, e allora diventi perseverante nell'essere resiliente ad adattarti, però cogliendo le serendipity che ti capitano. Cioè, rolling wave, adattati. Pronto, cioè. Non è un voglio andare là, ma è ho una visione chiara, ho una strategia di un percorso, ma man mano che la nave scarroccia, adatto il mio obiettivo, sì, tenendo, certo, chiara la visione. Certo. Non avevo queste cose chiare in mente prima del master, e ho avuto comunque grandi riferimenti. Caspita, direi. Parlavo di famiglia prima, dopo il periodo in famiglia vera, poi nel senso il periodo della famiglia salesiana, e poi l'università, e poi la famiglia degli azionisti Exol, comunque, perché ho vissuto un tutte po' famiglie, quel contesto. Ti hanno dato tutto quello che ti serviva, ovviamente. Sì, sono andato un po' in crisi. In settori o in diversi. Ho vissuto una grande crisi perché i miei genitori si sono separati, divorziati, mm-hmm, quindi c'è stata tutta una serie di dinamiche familiari che mi hanno portato in crisi, perché io basavo tutto sul concetto di famiglia. E il gusto di cambiare e Farinetti, la gestione della crisi come opportunità, insomma, ho ritrovato la luce nel andare a Fontana Fredda a questi incontri Lectio Magistralis della Fondazione Mirafiore, il laboratorio di resistenza permanente, dove ho incontrato e conosciuto Oscar Farinetti, e a forza di andare, saranno adesso 12-15 anni che ci vado, sono diventato amico di Oscar Farinetti. No, familiare. Ci hanno scambiato anche per tipo, sembra questa, no, in effetti sì, in effetti è capitato che tipo Ennio Doris ha scambiato per sono cugino io, oh, sì, sì, sono, no, facevano dei figli di Oscar, i figli lavoravano e non andavano. Quindi tu ad oggi mi dicevi, prima mi hai parlato di nonno, sì, che aveva un'azienda vitivinicola, quindi sei, siamo tornati titolare anche di quello? Sono tornato su quello, okay, ho ricominciato a fare il vino e lo faccio grazie anche ai legami umani con Oscar e con il mondo di Slow Food, nel senso che ho deciso di cambiare approccio a quello che dal 1700 non so si faceva il vino a Costiglione d'Asti, però poi servendo la regina, la contessa, quello che sia, ma quindi cambiare il tipo di approccio al vino. Abbiamo fatto una partnership con Borgogno, che è la più antica cantina di Barolo a Barolo, e quindi ho avuto la possibilità di conferire le nostre uve in conto vinificazione, quindi noi ci occupiamo di vigneto, uva al top, poi il vino al top me lo faccio fare da chi sa farlo al top, dopodiché torna a me e sta a me venderlo. Certo, certo. E la cosa incredibile è che prima che hai detto, di la sottolineo, e questo fa capire la mente imprenditoriale che tu hai, che comunque sia, non riesci a fare tu una cosa veramente di un alto livello, ovviamente deleghi a qualcun altro. Questo non è da tutti, tutto c'è dal centralismo, faccio tutto, sì, io sono tutto bravo. Beh, Farinetti, Marchionne, insomma, ci sono degli esempi di, no, insieme, è squadra, leadership, è questo da dire, è fondamentale, quindi gli sono sicuramente grato. Prima ancora di vendere il vino, perché non è ancora arrivato, perché sta invecchiando, è un percorso, lo stiamo facendo affinare il più possibile. Bravo. Mi hanno già opzionato l'acquisto di tutta la produzione, quindi wow, non so neanche bene vuol come dire che dietro c'è un gran lavoro per arrivare a quello, perché allineandoti sul giusto approccio al capitalismo naturale, rispetto, anche del rispetto, infatti, esatto. Con il master che sto facendo, sto provando a teorizzare cosa vuol dire fare slow finance, ispirati da Slow Food sicuramente, e l'investimento, il Business Angels, nasce a San Francisco con Sequoia Capital, è un italiano, è il Serino Piol Olivetti, torniamo veramente qua dietro, quasi in Piemonte, ai vicini di Ivrea. Però ecco, là è potuto succedere il. E perché là e non qua? Perché là e non altrove? Siamo i soldi c'erano di differenti, ci vogliono delle mentalità molto più aperte, ma là per fare determinate cose fuori, cioè, per arrivare qui. Sì, ma non solo. Cioè, culturalmente parlando, c'era tanta contaminazione, diversity, ed era un luogo, San Francisco, di frontiera. Palo Alto è dove anche è nato il coaching, la PNL,
un luogo tra, in cui tutte le culture cinesi, europee, italiane si mescolavano. E Koching, i Qing in Cina, i Qing, la parte, la parola proprio Koching, sì, sì. Ma Ko sta per cooperare, coevolvere, sì. Sì. Co-petition, è una cosa che facciamo insieme, no? Sì. Il Koching, la parola Qing in cinese storicamente vuol dire evolvere insieme, quindi una coevoluzione insieme. Ed è una roba che questa l'ho colta a San Francisco. Beh, arrivano momenti della vita dove sei predisposto a comprendere determinate cose. Eri lì, potevi essere tranquillamente qui, ma era il momento e il tempo giusto che tu avevi la testa aperta per accogliere questo. Sì. Matteo, perdonami, dobbiamo. Chiudiamo. Allora, ti dico solo questo. Andare al termine del nostro incontro. La Silicon Valley è nata lì perché lì è nato il coaching. E la gente era coachable. Jim Cook, il cofondatore di Netflix, o Bill Campbell, il coach di Steve Jobs, quelli erano disposti a fare coach e ricevere coaching. E da questo poi è nato, ok, qua nasce il venture capital. Ha degli aspetti positivi e negativi. Beh, come tutte le cose. Quindi capiamo con lo slow finance e come fare a essere un buono slow angel, tra virgolette. Matteo, io ti ringrazio. Sicuramente ci sarebbe tantissimo altro da taglia quello che vuoi dall'intervista. No, vuoi tagliare delle domande? Niente, assolutamente. A cui non ho risposto. Qui è cuore aperto. Ok, va, maglietta, raccontare. Grogu tutta la vita. L'ho già vista prima quando sei arrivato. Qui è cuore aperto, tu racconti quello che vuoi, quello che sei tu, quello che hai imparato dalla vita, dalla tua esperienza. E ovviamente quello che facciamo oggi è la condivisione, ok? Quindi chi ti guarderà oggi e ti ascolterà verrà preso, no, di ispirazione in quello che hai raccontato, ripeto, pezzettino ovviamente breve della tua vita, però quello serve il nostro progetto, certo. Ok? E se già riusciamo ad ispirare una sola persona, abbiamo vinto e siamo ricchi, e non quella ricchezza, che ma bello. Un'altra. Noi abbiamo fondato il circolo dell'innovazione su queste, esatto, basi, sulla generosità, la gratitudine ed esporci alla serendipity. Quindi, bravissimo, questo è proprio ci siamo, il nostro siamo spirito. Coesi. Grazie mille, grazie, grazie, grazie a te. Ciao. Grazie. Ciao, io sono Cristina. Quella che hai visto è una storia di vita vera, una storia che spero possa esserti di ispirazione e di aiuto. Noi di Meraviglia siamo sempre alla ricerca di nuove storie di successo, storie di vita reale. Se pensi di averne una da raccontare, contattaci su meraviglialab.com. Se vuoi farti ispirare da altre storie come questa, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale.